L'unione non solo di due paesi, ma di due province. Questo è il significato della ciclabile realizzata tra Vailate, in provincia di Cremona, e Misano di Gerardadda, della provincia di Bergamo. L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità, Claudia Maria Terzi, ha effettuato un sopralluogo. Col piano Lombardia e soprattutto con le ciclabili che abbiamo finanziato col piano Lombardia, abbiamo sfiorato i 147 milioni di euro. Abbiamo invece capito quanto opere anche piccole sulla carta e nella realizzazione diventino importanti per la vita delle nostre comunità. Nel caso di specie un chilometro, 200 metri su Vailate, 800 metri su Misano, che invece permettono alle comunità che da sempre sono ovviamente in stretto rapporto di muoversi e di far muovere soprattutto quella parte della cittadinanza, come i bambini e come gli anziani che usano tanto la bicicletta, di muoversi in sicurezza. Quella che vedete alle mie spalle era una provinciale, quindi una strada molto frequentata anche dai mezzi pesanti, e ovviamente pensare che possa essere percorsa in sicurezza dalle biciclette è difficile. Per questo quindi, alla richiesta dei due sindaci, abbiamo ovviamente detto di sì convintamente, con un contributo pressoché totale, insomma, di 423.000 euro, che ha permesso la realizzazione di quest'opera, che soprattutto dalla primavera prossima, quando sarà interamente conclusa, farà capire alla gente anche quanto chi non aveva già scelto questo mezzo di trasporto, si può continuare a muovere in bicicletta in sicurezza, partendo da Vailate in realtà, arrivando fino a Treviglio, quindi mettendo in collegamento in maniera efficace e sicura due province. La ciclabile sarà lunga oltre un chilometro e sarà particolarmente apprezzata in primavera ed in estate, quando i paesi vengono spesso attraversati in bicicletta anche solo per ordinarie commissioni.